siamo Io ho scelto di fare ginnastica perché sono arrivata a un momento della mia vita che avevo dolori dappertutto e anche il mio medico mi ha consigliato di fare la posturale. Ho scelto questa palestra perché, a parte che è una signora che conosco ed è un'amica di mia figlia, e poi mi trovo benissimo perché mi ero molto accorciata, ma adesso vedo che riesco a prendere le cose nella cucina, riesco a fare altri movimenti che prima non facevo più, e questo è il beneficio. Solo siamo stati fermi con questo lockdown un sacco di tempo e ci ha disastrato. Comunque stiamo riprendendo un pochino, perché io sono pigra a uscire, a camminare, a fare, invece mi devo riattivare un po' perché ho avuto anche un lutto che mi è morto mio marito, allora sai, uno si butta un po' giù, però va benissimo, sono contentissima così e sto molto 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 meglio. Io vorrei dire che alla mia età mi ero reso conto di non fare più abbastanza esercizio fisico, per cui quando ho saputo della possibilità di fare la ginnastica fra altre persone della mia età mi è sembrato un'ottima cosa, e se sono rimasta è perché l'insegnante è di una bravura eccezionale. Io sono insegnante, per cui posso giudicare quanto è brava lei, e lo è, non solo perché conosce il suo mestiere, ma anche perché il modo in cui ci tratta è esemplare. Allora, in testa, ha sempre avuto in testa la voglia di frequentare una palestra. C'è sempre stata la mancanza di tempo, no? Per tanti motivi, anche perché è un impegno a cui uno si deve sottoporre costantemente. E tutto qua, adesso che ho un po' di tempo ci vengo volentieri. Allora, io ho sempre fatto ginnastica, però da quando ero venuta qui a Ostia mi ero fermata perché non trovavo una palestra che mi piacesse, perché sono tutte sotto, tutte chiuse, e a me non piaceva. Poi abitavo qui vicino, sono passata qua davanti e ho visto questa palestra che sta in mezzo a una pineta, cioè noi non siamo chiuse, è veramente. Poi ho trovato Cristiana, che è un'insegnante ottima, ma soprattutto che ci cura ad una, ci aiuta ad una, e quindi sono rimasta qui molto felice di essere qui. Thank you.